Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei fiumi, arriva il via libera dalla provincia di Benevento. I primi interventi approvati dal presidente Antonio Di Maria riguardano 8 diverse aree, opere che prevedono un investimento di circa 7 milioni di euro. L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza i cittadini con la pulizia di questi fiumi. Come sappiamo tutti, ormai è un problema annoso che attanaglia questa provincia, ma penso un po' tutti i corsi d'acqua, non solo della provincia di Benevento. E con questo progetto mi auguro e ci auguriamo che nel più breve tempo possibile riusciamo a far partire questo progetto per la risoluzione di questa problematica. Diversi punti di intervento individuati dall'ente provinciale, dal fiume Calore al fiume Sabato ed il Tammaro, si punta dunque alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua nel Sannio, territorio fortemente colpito dall'alluvione del 2015, ma anche alla loro riqualificazione dal punto di vista ambientale. Un progetto che non può essere assolutamente rimandato, perché ecco, scenari come l'alluvione del 2015 non ce lo possiamo più consentire. Quindi come amministrazione provinciale abbiamo deciso e stiamo mettendo il massimo impegno per fare questi lavori, al di là del problema del disastro che si può creare con l'esondazione, ma anche per un decoro, per una valorizzazione ambientale, cioè vedere i fiumi con tutti quei detriti, con tutte le problematiche che ci sono all'interno, non è neanche un bello spettacolo.